Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi cominceremo il tutorial sul front lever. Quali sono i requisiti più importanti per poter approcciarsi a questa skill? Sostanzialmente due: un dorso potentissimo e un core d'acciaio. Per quanto riguarda il dorso, dovremmo avere almeno una quindicina di trazioni, perché queste trazioni ci aiuteranno un sacco a capire anche come attivare il dorso e le scapole nel front lever. Quindi l'esercizio base che dovremmo essere in grado di fare tutti è lo scapola pull up a braccia tese, poiché già sappiamo come fare le trazioni. Quindi ci appendiamo la sbarra a braccia tese, facciamo una flessione e torniamo giù. Questo esercizio ovviamente è un movimento naturale che andiamo a fare anche quando facciamo le nostre trazioni. Quindi quando noi ci prendiamo la sbarra e facciamo le nostre trazioni, inconsapevolmente noi già quando partiamo a braccia tese già stiamo facendo le pressioni scapolari a braccia tese. Quindi prima facciamo questo e poi ci avviciniamo. Questa è la corretta esecuzione dei pull-up, ok? Dopodiché nel front lever come devono essere le spalle? Io vedo tanti front lever di tanti ragazzi, tanti alcuni lo fanno così, alcuni lo fanno super retratto, ma qual è quindi la giusta posizione del front lever delle spalle? Semplicemente provate come me a mettervi davanti a uno specchio e provate ad imitare una posa da bodybuilding, tipo questa. Se vista lateralmente, questa posa vi farà capire esattamente come devono posizionarsi le vostre scapole nel punto in cui il dorsale sfrutta la sua massima potenza. Ok? Questo è l'assetto che dovreste avere quando fate il front lever. Quindi non devono essere né troppo retratte e né troppo protratte, il movimento deve essere naturale e per naturale quindi intendo quando provate ad imitare una posa da bodybuilding. Ora che abbiamo soddisfatto il requisito numero 1 e quindi sappiamo come gestire le nostre scapole e il nostro dorso, andiamo subito a vedere il requisito numero 2, quindi come utilizzare il core, cioè l'addome. L'esercizio più importante ovviamente per allenare il core, quindi l'addome, per approcciarsi a un futuro front lever è sicuramente la barchetta. La barchetta è un esercizio che può essere svolto in diverse varianti, partendo dalla più semplice fino ad arrivare alla più difficile. Andiamo quindi ora a vedere come svolgere la barchetta partendo dalla variante più semplice, quindi la barchetta in tuck con le ginocchia al petto. Ci sdraiamo a terra, a pancia in su. Da questa posizione dovremmo andare a formare una sorta di posizione a uovo. Quindi portiamo le ginocchia al petto, abbracciamo le ginocchia, quindi le schiacciamo contro di noi, da questa posizione stacchiamo poi le braccia e le allunghiamo, sempre tenendole tese, con i palmi rivolti verso l'alto. Questa è la prima posizione della barchetta e si chiama barchetta in tuck perché abbiamo le ginocchia al petto. Vi consiglio di imparare a tenerla almeno per una ventina di secondi per poi passare alla propedeutica successiva. Andiamo quindi ora a vedere la barchetta in tuck advance. Partendo quindi ora dalla nostra barchetta in tuck con le ginocchia al petto, ci basterà semplicemente aprire le gambe di 90 gradi per poter formare la nostra barchetta in tuck advance. Anche qua, come per la barchetta in tuck, vi consiglio di raggiungere i 20 secondi per poi passare alla propedeutica successiva. Andiamo a vedere ora quindi la barchetta in one leg, quindi con una gamba distesa. Ci posizioniamo sdraiati a terra. Da questa posizione ora facciamo la solita attivazione alzando le spalle e da questa posizione portiamo un ginocchio al petto. L'altra gamba la solleviamo facendo attenzione che la parte della lombare sia perfettamente al terreno. Così abbiamo formato la nostra barchetta in one leg. Mi raccomando, in questa propedeutica il lavoro dei glutei. È importantissimo che siano continuamente stretti e spinti in avanti. Questo perché la nostra lombare deve continuamente essere attaccata a terra. Come per le propedeutiche precedenti, anche qua vale la stessa regola, raggiungere almeno i 20 secondi. Da questa posizione poi, con una gamba distesa e una al petto, per arrivare alla variante in full, ci basterà semplicemente allungare sempre di più la gamba piegata, allontanandola dal petto. Ci riposizioniamo nella nostra barchetta in one leg tuck, con ginocchio al petto e i glutei contratti. In primis, da questa posizione, andremo a aprire il ginocchio di 90 gradi. Impareremo a tenere questa posizione almeno per 20 secondi. Poi successivamente, sempre tenendo il piede appoggiato all'altra gamba in modo tale che avremo un punto di riferimento, andremo ad allungarlo sempre di più fino a che non arriveremo poi alla variante in full. Un modo molto semplice per capire se la vostra lombare è perfettamente a terra durante la barchetta è di utilizzare un elastico fine, lo mettete sotto la vostra lombare, andate in posizione di barchetta.
Da questa posizione, se provate a tirare l'elastico e lui non viene via, vuol dire che la vostra lombare è attaccata. Dal momento in cui voi state schienando la barchetta, l'elastico viene via come niente, e ciò vuol dire che state sbagliando l'esecuzione. Una volta che avremo raggiunto 20 secondi di barchetta full con le braccia lungo i fianchi, potremo andare a rendere l'esercizio un po' più difficile e fare finalmente la barchetta completa con le braccia dietro la testa. Ci posizioniamo nella nostra barchetta in full. Da questa posizione stendiamo le braccia dietro la testa e manteniamo. Questa è la variante finale della barchetta. Una volta che avremo raggiunto i 30 secondi di questa barchetta full con le braccia dietro la testa, potremo andare ad allenare i primi esercizi per l'addome alla sbarra. Il primo esercizio che andremo a vedere alla sbarra sono i leg raise e per cominciare li faremo con le gambe piegate per facilitarne l'esecuzione. Ci posizioniamo alla sbarra con le braccia leggermente più larghe delle spalle. Da questa posizione a braccia completamente tese, portiamo le ginocchia al petto e scendiamo. Tutto il movimento deve essere svolto in maniera controllata perché non dobbiamo sfruttare oscillazione per salire. Un trucco molto utile per non oscillare è di stringere i glutei nel momento in cui state scendendo. Quindi, quando voi portate le ginocchia al petto e dovete scendere, scendete e intanto strizzate i glutei, così fermerete il vostro corpo dall'oscillazione. Una volta che avremo superato una ventina di rep, potremo cominciare a fare il leg raise a gambe tese fino a posizione di L-sit. Posizionandoci sempre con le braccia poco più larghe delle spalle, questa volta teniamo le gambe tese e scendiamo. Arriviamo fino alla posizione di L-sit. Anche qua, per non oscillare, stringete i glutei nel momento della discesa. Quando poi saremo diventati bravi, potremo svolgere questo esercizio aggiungendo un blocco di isometria nel momento in cui siamo in L-sit. Eseguiamo quindi lo stesso esercizio di prima, aggiungendo 2 secondi di isometria quando arriviamo in L-sit. Qual è quindi lo scopo di questi leg raise? Lo scopo è raggiungere la posizione finale, che è a braccia tese in L-sit, per qualche secondo. Quest'ultimo esercizio è molto utile per rinforzare ulteriormente il nostro core. Quando la nostra L-sit sarà bella solida e avremo raggiunto almeno 20 secondi, potremo fare i leg raise nella versione ultimata, che è quella con le gambe fino alla sbarra. Ci mettiamo quindi nella nostra solita posizione e questa volta eseguiremo il leg raise fino a sopra la sbarra, mantenendo sempre le gambe tese. Vi consiglio di eseguire questo esercizio in maniera controllata e di raggiungere almeno una decina di rep. Ora che il nostro addome è in grado di svolgere sia la barchetta che gli esercizi di potenziamento alla sbarra, potremo approcciare una vera e propria skills, perché alla fine è una skills e non più un esercizio di potenziamento per il front lever, e si chiama Dragon Flag. Questa skills è davvero molto efficace per condizionarci al front lever e per farci capire quali saranno le giuste attivazioni per mantenere il corpo in linea perfettamente corretta. Quest'ultima potrà essere svolta in due diversi modi, uno più semplice e uno più difficile. Il più semplice è quello in Dragon Flag a braccia piegate, il più difficile invece sarà fare la Dragon Flag a braccia tese. Ovviamente, come nella barchetta e nel front lever, anche lei avrà le sue propedeutiche, partendo dalla più semplice fino ad arrivare alla più difficile. Cominciamo quindi col vedere la Dragon Flag a braccia piegate in tuck con le ginocchia al petto. Ci sdraiamo a terra dando le spalle o a un palo o ad una sbarra, io in questo caso ho il palo. Prendiamo il palo, lo afferriamo a braccia piegate, da questa posizione portiamo le ginocchia al petto e solleviamo leggermente il bacino. Vi consiglio di raggiungere almeno 20 secondi di questa propedeutica prima di passare a quella successiva. Andiamo ora a vedere la Dragon Flag in tuck advance a braccia piegate. Sempre da sdraiati, ci riposizioniamo nella nostra Dragon Flag in tuck a braccia piegate. Adesso apriamo le gambe di 90 gradi. Anche qua vi consiglio di raggiungere questa posizione almeno per 20 secondi. La variante successiva sarà la Dragon Flag a braccia piegate in one leg tuck. Partendo sempre dalla nostra Dragon Flag in tuck, teniamo una gamba al petto e l'altra la stendiamo bene.
Vi consiglio anche qua di raggiungere almeno 20 secondi di isometria. Lo step successivo sarà la Dragon Flag One Leg Tuck Advance, perché apriremo la gamba piegata al petto di 90 gradi. Partendo dalla Dragon Flag One Leg Tuck, apriamo la gamba di 90 gradi e teniamo. Anche qua raggiungere almeno 20 secondi di isometria. Da qui in poi il nostro obiettivo sarà quello di raggiungere la Dragon Flag Full, quindi con tutte e due le gambe distese, e ci basterà semplicemente allungare sempre di più la gamba piegata fino a che non arriveremo esattamente a due gambe tese. Da questa posizione ci basterà semplicemente allungare la gamba piegata fino a che raggiungeremo la variante full. Nota importantissima, mi raccomando, la lombare non deve essere attaccata a terra. A terra ci dobbiamo solamente appoggiare con la parte alta del nostro dorso. Ora che abbiamo visto la Dragon Flag in variante isometrica, potremo aggiungere ai nostri allenamenti la variante dinamica, quindi Dragon Flag a braccia piegate Raise. Questi ultimi vi consiglio di allenarli assieme alla versione isometrica per progredire molto più in fretta. Quindi se state allenando la variante in tuck, isometrica, farete i Dragon Flag Raise in variante tuck. Ora vi mostrerò i Dragon Flag Raise in tutte le loro propedeutiche. Potremmo andare ad allenare finalmente la variante a braccia tese. La differenza che c'è tra le due è che nella variante a braccia piegate andremo a coinvolgere molto di più i bicipiti, invece il nostro obiettivo, che è quella a braccia tese, isolerà i bicipiti utilizzando solamente i tricipiti e il dorso, come nel front lever. Vi mostrerò ora la Dragon Flag a braccia tese in tutte le sue propedeutiche. Anche qua, come nella Dragon Flag a braccia piegate, potremo andare ad allenare la nostra versione dinamica, che sono i Dragon Flag Raise a braccia tese. Bene ragazzi, spero che ascolterete bene tutti i consigli che vi ho dato all'interno di questo video per condizionarvi al meglio al front lever. Se avete poi qualunque tipo di domanda potete scrivermela qua sotto nei commenti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video dove cominceremo il front lever in tuck. Ciao ragazzi!